eccomi qui con un nuovo video. Stavolta ho realizzato il tutorial di questo trucco da gatta che avevo fatto ispirandomi a un vecchio trucco di Cindy. Quando l'ho postato sulla pagina ha riscosso parecchio successo e mi avete chiesto in tantissime se potevo farne il tutorial. Io l'ho fatto, nonostante penso che comunque sia un trucco abbastanza semplice da fare. E niente, vi lascio la realizzazione del trucco. Ho già precedentemente steso il primer su tutto l'occhio, per cui ora vado a prendere questa matita di Catrice, che è la Cool Casual numero 10, e la vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Traccio al gola esterno una linea. Ora dalla palettina Smokey Eye di Debbie prendo questo nero opaco e lo picchietto dove ho precedentemente steso la matita. Ora prendo un altro po' di nero e un po' di questo marrone e vado a sfumare nella palpebra fissa. Sotto le sopracciglia vado a mettere un pochino di questo colore qui. Mentre nella rima interna vado a mettere questa matita, che è la numero 01 di Collection Professional. Ok, tempero un pochino la matita e vado a disegnare questa puntina qui, stile occhio da gatta. Ci sfumo sopra un po' di ombretto nero. Ok, ora prendo un correttore e ripulisco meglio questa zona qui. Ora applico il mascara sia sulle ciglia inferiori che quelle superiori. E utilizzo questo qui che è Zoom di Collection Professional. Ok, passiamo al viso. Ho appena realizzato tutta la base, per cui ora vado a fare un contouring abbastanza marcato sul naso. Con questo ombretto qui. Le sfumo bene. Ok, ora riprendo la matita nera e vado a disegnare il nasino.
proseguo tracciando una linea qui che va fino al labbro superiore. Scusate, mi sono accorta che non stavo registrando, dicevo. Ora vado a tracciare il labbro superiore senza seguire il mio arco di Cupido, ma lo faccio stondato. Fisso la matita con l'ombretto nero. Ora vado a schiarire il labbro inferiore con un po' di correttore. E lo fisso con un po' di ciprio. Ok, ora vado a disegnare i puntini e i baffetti sul musino. Infine, ultimo step, secondo me immancabile in questo make-up, ovvero le ciglia finte. Scusate la voce. Ok ragazzi, il make-up è terminato. Io spero vi piaccia, fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!